perché la posizione. Salve a tutti dal Pavia. Allora, siamo a Priverno, in via Petrara, che è sempre località di Priverno, e c'è questo cagnolone. Che cos'è, maschio o femmina? Penso sia femmina. Femmina. Ah, okay. Che ha collare messo, quindi sicuramente sarà scappato da qualche parte, non ha chip, e c'ha una ferita lì sulla zampa. Poi non si muove perché c'è un'altra ferita anche su quest'altra zampa. Siamo venuti un attimino a controllare perché bisogna avviare il pronto soccorso, assolutamente, perché non possiamo fare altrimenti, sta male. Vabbè, comunque vi daremo aggiornati tutto questo. Se ci fosse qualcuno che ci possa dare informazioni su questo cagnolone o conoscesse questo cagnolone, può contattarci attraverso i nostri soliti numeri che troverete un po' da tutte le parti. Italia a quattro zampe, come sempre, presenti per aiutare loro. Come ogni domenica che ste rispetti, non riusciamo mai a fare un pasto tutta la famiglia insieme, perché di domenica succede sempre qualcosa. Sono le 13:30, 13 e qualcosa comunque, e ci hanno segnalato un cane che già siamo andati a vedere. Intanto io ho parcheggiato lì perché sto aspettando la veterinaria che deve fare il pronto soccorso a questo cagnolino, che si trova in via Pretara a Priverno. Via Pretara a Priverno, ecco qua, voglio far vedere, vedi la via qual è? Non so se si riesce a vedere con tutto il suo sole, c'è pure lo specchio, vabbè. Comunque questo qua dovrebbe essere via Petrara, quindi prenderemo questa via. Per il momento siamo qui sotto il sole in attesa della veterinaria che arrivi con il soccorso, visto che c'è una zampa ferita, non si muove e c'ha pure un po' dei problemini, nel senso che non è che si fa avvicina tanto facilmente, però siamo qui in attesa della veterinaria, belli sotto il sole cocente in questa domenica di luglio. Italia a quattro zampe, come sempre, la voce di tanti pelosetti del mondo. Una strada davvero impossibile per arrivare in questo punto dove è stato trovato questo cagnolone. Sono almeno 5 minuti che camminiamo. Io già l'ho fatta una volta perché già ho fatto vedere dove si trovava il cucciolone, e adesso dobbiamo fermare qui le nostre macchine per andare a piedi fino dentro questo punto. Quindi un altro pezzo che ci divide proprio dal nostro cucciolone. Allora, nel pezzetto di strada che vi ho fatto vedere prima, perché bisogna lasciare la macchina parcheggiata da una parte, ci stiamo avviando con il furgoncino che, per motivi di privacy, come sempre, non possiamo far vedere, che si sta cercando di avvicinare il più possibile al punto dove c'è il cagnolone. Poi dovremo proseguire a piedi, vi faccio vedere quanta stradina bisogna fare a piedi per arrivare proprio dove si trova questo cucciolone che ha bisogno del pronto soccorso. Il furgoncino è arrivato fino a un certo punto, perché oltre non si può andare, è troppo brutta la strada, e noi ci stiamo avventurando fino ad arrivare dal cucciolone. Questa è già la seconda volta che mi faccio tutta questa strada, è un bel tratto che c'è proprio in mezzo alla montagna, e bisogna anche cercare di fare le cose in maniera rapida, perché raga, c'è qualcosa e qualcuno da salvare, e noi quando si tratta di queste cose siamo sempre pronti. Si stanno piano piano avvicinando, andiamo a vedere come andrà avanti questa situazione. Le persone che si sono prese cura di questa cagnolina, o meglio una persona, l'altra invece è il personale del pronto soccorso che è venuto proprio a recuperare chi lei. Guardate che bella, amore mio, guardate com'è innervosita, da a parte queste ferite che si vedono, ma è innervosita dalle mosche che gli si poggiano proprio su queste ferite. Io non so, ma vedo che queste ferite hanno pure qualche vermetto. Io poi non mi posso neanche avvicinare più di tanto. Mi hanno detto: aspetta qui, tieni compagnia. Ma io volentieri gli tengo compagnia, perché è bellissimo, amore mio. Ma tu sei proprio bella, 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 lo so. Che dobbiamo fare? Sei scappata, ti hanno abbandonato, non si sa, senza microchip. Non sappiamo niente di lei, sappiamo solo che è bella, sappiamo solo che sta male, e sappiamo solo che adesso verrà recuperata, ed è una cosa buona da una parte, perché sicuramente verrà curata, però poi verrà messa nel sanitario e lì dovrà aspettare qualcuno che la porti via. È un cane così grande, ha sempre poche possibilità di essere adottato. Cerchiamo di fare davvero di tutto per lei, perché è buona, si vede. Verrà riconsegnata con tutte le carte in regola,
quindi cippata, vaccinata, ma pure tu dormi quando io parlo, vabbè. Comunque con tutte le carte in regola, se vi interessa una meraviglia trovata in mezzo a un bosco, abbandonata, scappata, ma comunque ferita, fateci sapere perché abbiamo la possibilità di farla arrivare proprio nelle vostre case, perché lei è bellissima, guarda quanto è bella. Simil pastore tedesco, trovata a Priverno in provincia di Latina. Pronto soccorso avviato, missione compiuta. Controllo del microchip. Ma, no, ma non c'è il microchip. Lo so, certe volte ho finito sotto il lettore, può essere che c'ha le pile scariche, sembra bene farlo due o tre certo, volte. Certo, certo. Aspetta, 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 aspetta. Già sto sbarraglio. Tu piccolina. Sembra. Vieni, vieni. Piccola. Facciamo così, qua. Bravissimo. Ma sei bravo. Sei bravo, sì. Perché io abbia un po' piccolina. Mi fa male tutto, Madonna. Forse da dietro là la sei riuscita a prendere. Ma almeno se va a curare, perché sennò porella. Guarda, se tu entri, bravissima. Brava, sei bravissima. Aspetta. Perché sai come gli fa male, no? Ma certo. Vediamo questo. Bravissimo. Tanto. Lascia gialla, va. Beh, bel punto, davvero imboscato, eh? Imboscato in mezzo alla vegetazione, ci siamo riusciti. Fortunatamente la persona che ha fatto sto recupero è davvero spettacolare, ragazzi. Io non ho parole per definirlo, un ragazzo che già conoscevamo in altre occasioni, ma veramente bravo. È dolorante, ma non l'ha fatta strillare per niente. E adesso verrà sicuramente recuperata e mandata al sanitario per le cure. Poi andremo anche ad informarci su tutto questo. Ritorniamo giù e ritorniamo a casa, perché la domenica ancora non è finita. Però tutto questo è stato, come al solito, visto per voi dal Papi e per l'Italia a quattro zampe, la voce di tanti prosetti del mondo.